Il primo si era chiuso sull'1-1 con i due gol rapidissimi, prima il vantaggio del Chiaravallo e poi il pareggio subito della Real Montepone. Un secondo tempo che ha visto il Real Montepone certamente giocare meglio, ha sfruttato gli spazi, ha saputo partire in contropiede e si era portato sul 3-1. Poi il rigore vi ha portato in pratica a quei 5 minuti finali che un pochettino potevano addirittura portare al pareggio. Sì, minuti che dovevano essere 4, invece sono stati 8, inspiegabilmente, visto che hanno 4 minuti di recupero, l'arbitro ha fischiato poi dopo 8 minuti. E, sinceramente sono contento della prestazione, perché comunque la squadra si è espressa bene, eravamo un po' preoccupati perché avevamo avuto la partita di Coppa mercoledì, e tutte le volte che avevamo giocato in Coppa avevamo subito un momento di appannamento durante la partita seguente. Questa volta non è successo, la squadra ha avuto un ritmo molto importante, anzi è uscita proprio nel secondo tempo su delle secondo me su un'intensità che forse neanche io mi aspettavo, perché devo dire la verità, secondo tempo potevamo chiudere la partita senza patire gli ultimi 5 minuti. Ecco, recrimini un pochettino su questi errori. Beh, ci siamo un po' abituati noi a sbagliare un po' di gol che sembrano quasi fatti, però fa parte del DNA probabilmente di questa squadra, e io cercherò sempre di correggerlo, ovviamente, per cercare di portare a casa la vittoria, anche quando si esprime una continua insistenza sotto porta, riusciamo a procurare diverse occasioni da gol, però forse ne finalizziamo ancora troppo poco. So che non si fanno questi paragoni, la Vigor Lamezia è stata fermata sul pareggio qui in Chiaravalle, voi ci avete vinto, significa qualche cosa? Assolutamente nulla, dici tu. No, non significa niente, perché sicuramente ogni partita ha una storia a sé, però sicuramente significa una cosa importante, perché è un campo difficile, una buona squadra. Vi faccio i complimenti a Chiaravalle per come si è espressa e per come ha lottato su tutti i palloni. Quindi per me questo è un campo difficilissimo, noi siamo contenti di aver fatto bottino pieno. Spirito diverso ovviamente in casa Chiaravalle con Antonio Iocci, che in tanti, oltretutto addirittura è stato sostituito, anche perché sappiamo viene da un infortunio abbastanza lungo. Antonio, diciamo che forse nel secondo tempo voi siete un po' calati, il Montepone è salito, tant'è vero che è andato sul 3-1. Sì, diciamo che l'analisi la condivido non tutta, nel senso che il primo tempo abbiamo sicuramente giocato alla pari di una squadra che è strutturata sicuramente per fare meglio di noi, e lo dice anche la classifica. Il secondo tempo credo che, a parte i due gol, perché i due gol sono su due incertezze nostre, perché le immagini parlano chiaro, si vedono proprio le due incertezze. Può capitare, siamo esseri umani, siamo in prima categoria e quindi veniamo solo per divertirci, quindi gli errori ci danno, non fa niente. Sì, il secondo tempo però il Montepone doveva salire, perché se non saliva vuol dire che c'era qualcosa che non andava. Quindi onore al Montepone che ha vinto. Noi comunque abbiamo fatto una grande partita, nei nostri abbiamo dei limiti e sappiamo che per la salvezza ci vuole qualcosina in più, non ecco, solo lo spirito di gruppo. Ecco, ma di fatto diciamo che non sono queste le partite a cui voi dovreste chiedere i punti, poi se vengono è meglio, come è successo con la Vigor Lamezia, però certamente sono con le altre squadre diciamo di pari categoria. Sì, questo è vero, però in casa chi viene dobbiamo sempre dare il massimo, quindi è normale che io oggi non ci stavo a perdere come non ci stanno nessun mio compagno, sia che sia Montepone, sia che sia Lamezia, sia che sia Casan Calogero. Abbiamo perso 3 punti oggi, peccato, perché noi la salvezza la dobbiamo costruire sicuramente qua al Comunale Foresta con il nostro pubblico. Onore al Montepone, comunque, questo è il succo. E comunque per un derby è stata una partita correttissima, davvero non c'è proprio notato nessuna acrimonia. Siamo 22 persone in campo che ci conosciamo tutti. Con tanti ex, ci rispettiamo da persone civili e persone normali. Poi in campo giustamente il calcio ci sta, però l'importante è che a fine partita, come avete visto, ci siamo tutti stretti la mano, complimenti. Abbiamo fatto i complimenti a loro perché hanno giocato meglio di noi, lo dice il risultato. Ed è questo lo spirito che si deve avere. Non possiamo ogni partita, come succede in parecchi campi, che dobbiamo solo andare sotto minacce o sotto parole. Qua invece è stata una bella partita, corretta, tosta, qualcuno esce con qualche colpo in più, però ci sta, l'importante è avere questo spirito ogni domenica. Devo dire grazie ai miei compagni di squadra, perché hanno dato davvero il massimo e non potevo cercare di più e non cambierei nessuno oggi.